Stand Kawasaki con le novità più interessanti per quanto riguarda le sportive, con l'arrivo delle Ninja 500, 500SE che stiamo vedendo in questa livrea, con il nuovo motore da 451 cm3 bicilindrico che eroga 45 cavalli. I prezzi non sono stati ancora dichiarati per quanto riguarda la Ninja 500, ma sarà lo stesso anche per la Z500 che vedremo tra poco, che avrà in dotazione lo stesso motore che stiamo vedendo su questa versione della Ninja 500. Eccola, la Z500, moto rivolte quindi ai giovani, guidabili anche con la patente A2, ed è un modo in più per offrire a quella fascia di utenza prodotti che comunque siano moderni, anche dalle linee futuristiche, dai contenuti elevati, perché questo motore è comunque nuovo, non è lo sviluppo del vecchio 399, è un motore completamente nuovo. Ed eccola ancora un'altra immagine della Z500 che va appunto ad abbinarsi alla Ninja 500. Ad onor del vero dobbiamo anche dire che è stata rinnovata la ZX6R, quella da 124 cavalli a 12.790 euro, e sono arrivate anche le Z4R ed RR che partono dai prezzi da 9.000 a 9.690 euro. Qui però voglio concentrarmi sul concetto di ibrido che Kawasaki sta portando avanti, allestito per la Naked, la state vedendo, la Ninja, e anche per la supersportiva Ninja 7. Un motore molto particolare perché al bicilindrico da 451 cm3 che abbiamo visto prima sulle Ninja e sulla Z500 è stato associato appunto un motore elettrico. Abbiamo quindi i 45 cavalli del motore termico più 9 kW, più o meno 12 cavalli del motore elettrico, che lavorano associati e che quindi sommano la coppia di due rendimenti scaricando la ruota posteriore. E devo dire che Kawasaki è molto impegnata in questo aspetto, così come ci propone le supersportive termiche, sta andando avanti col concetto di motore ibrido. Un motore leggero, non ha frizione, non ha motorino di avviamento, perché in quel caso lavora il motore elettrico, ha il cambio comunque automatico, se lo vogliamo utilizzare anche sequenziale, insomma, davvero un grande innovazione, grande sviluppo di Kawasaki in questo settore. Penso sia la prima moto, anzi mi sa che è la prima moto ibrida di serie in assoluto. E poi, parlando sempre di ibrido o comunque di elettrico, c'è anche questa versione della ZE1 che è completamente elettrica, ha il motore appunto da 9 kW che abbiamo visto in precedenza. Immagini finali nello stand Kawasaki per questa bella versione che mi piace, quindi l'ho messa perché non è una novità la Kawasaki Versys 1000 SE, però mi piaceva l'allestimento che Kawasaki Italia ha portato qui ad EICMA in questa configurazione Max Travel, appunto della Versys 1000 SE. Una moto che forse non è giustamente apprezzata dal mercato italiano, ma che potrebbe dire la sua assolutamente in questo segmento. Tornando a parlare delle supersportive, appunto ci sono le Z4R ed RR. Questa è una bellissima versione rievocativa proprio dell'anniversario della Ninja, che arriva a 40 anni. Eh sì, sono 40 anni di Kawasaki Ninja con la sigla ZX, che ha praticamente vestito tutte le supersportive di gamma Kawasaki. Molto interessante il progetto 400, eccolo questo motore che è un 4 cilindri che gira altissimo, arriva a sfiorare gli 80 cavalli, davvero uno sviluppo incredibile. Kawasaki riesce a passare da concetti completamente diversi: termici di altissima potenza e bassa cubatura, ibridi, elettrici, molto molto impegnata sicuramente la casa di Akashi. E nell'occasione anche la ZX10R è stata vestita appunto con la livrea del 40° anniversario della serie Ninja. È un modo questo per sicuramente celebrare e festeggiare questa motocicletta che, insomma, vedremo impegnata quest'anno nel mondiale Superbike con piloti diversi. Ci sarà da vedere, da gustare un campionato del mondo Superbike 2024 completamente diverso per Kawasaki, e noi gli auguriamo un grosso in bocca al lupo.